tutti e bentornati. Oggi voglio fare una sintesi molto ristretta, ma spero più esaustiva possibile, sulle regole per volare con i droni appunto nel nostro paese. Proverò a fare, come cerco in tutti i miei video, di spiegarvi quali sono le normative attuali e chi e come può volare. Spero di esservi d'aiuto. Ci sono moltissimi video molto lunghi su questo argomento, ma io voglio fare qualcosa di più breve possibile e chiaro, e vediamo se ci riesco. Se questo video poi vi sarà ritornato utile, vi chiedo di darvi un like, di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella delle notifiche e non perdervi i miei video. Sta prendendo sempre più campo in Italia e l'uso di questi oggetti, dai più piccoli ai più grandi, è regolata da leggi ben precise che molto spesso ci mettono in gran confusione. In Italia ci sono quelli che dicono che se non hai il patentino non voli nemmeno con un drone peso 80 grammi, tipo il piccolo Tello per intendersi. Poi ci sono quelli che vanno in un negozio, acquistano un Phantom 4 e si mettono a volare nei pressi di un aeroporto, in un'area completamente off limits. Ma allora facciamo un po' di chiarezza usando semplici concetti sul come, dove e chi può volare, se già avete un drone oppure se avete un'intenzione di acquistarlo. Comunque, per ogni dettaglio specifico vi allego in descrizione il regolamento completo aggiornato appunto ad oggi. Prima di tutto ci chiediamo: quando serve un patentino? Serve quando usate il vostro drone per scopi professionali, se venite pagati per delle prestazioni che offrite grazie all'uso appunto del vostro drone. In questo caso dovrete obbligatoriamente frequentare un corso e fare un esame per conseguire appunto un patentino di guida. Dunque, facciamo l'esempio più classico: se siete un fotografo e volete offrire servizi video con il drone, dovrete rivolgervi a una scuola abilitata e farvi seguire per conseguire appunto tutti i permessi personali e di volo per svolgere la vostra attività, anche se ci sono comunque alcune possibilità con dei droni al di sotto dei 300 grammi. Essi infatti sono individuati come inoffensivi e in quel caso si può bypassare tutto quello che si è detto fino adesso, ma vanno svolte tutta una serie di procedure ben precise per usarli per lavorare. Sarà infatti necessario certificarli, registrarli presso l'ANAC e assicurare il drone annualmente. Potrete così farne un uso anche per scopi professionali e volare su città e persone. Ovviamente senza queste procedure, anche se avete un drone sotto i 300 grammi, non possono essere usati per fini lavorativi e nemmeno potrete andare su zone di centri abitati, come appunto è vietato con i droni più pesanti. Allora, se non usate per lavoro un drone, ma solo per piacere, nel tempo libero, per scopo di semplice divertimento, in vacanza, quando fate sport o altro, insomma, ai fini semplicemente amatoriali, non avete bisogno né di patentino né di registrazione. Di fatto potete andare in un negozio o su Amazon o dove credete meglio, acquistare, spacchettare e volare. Ma fate attenzione, perché ci sono delle regole precise e ferree che dovete rispettare quando volate. Innanzitutto bisogna volare solo esclusivamente di giorno, infatti la notte il volo è vietato. Dovete volare fuori dei centri abitati e dove non ci sono delle persone. Per motivi di sicurezza non potete volare nel raggio di 5 km dagli aeroporti. Dovete volare con il vostro drone sempre a vista, a una distanza massima di 200 metri da voi ed un'altezza sopra di voi massima di 70 metri. Ci sono inoltre delle zone con delle particolari restrizioni nelle quali non potete volare, trovate anche questo link in descrizione.
Comunque, per fare foto e video è consentito e le regole sono quelle come usare la classica macchina fotografica e videocamera in luoghi pubblici. Dunque, le regole ci sono, ma se si seguono e si rispettano in modo regolare non avremo assolutamente problemi, appunto, a usare il nostro drone e a divertirsi nei posti dove ci piace, appunto, riprenderli. Chiudo dicendovi questa cosa: attenzione a volare sulle spiagge, perché c'è una normativa nuova dell'ANAC che prevede fino a tutto settembre un divieto di volo nelle le spiagge in quest'estate, perché questo è vietato assolutamente. Per cui vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da bighe.net.